Oggi è la giornata dell'unità nazionale e delle forze armate. Voglio ringraziare molto il Presidente della Repubblica, garante dell'unità nazionale e capo delle forze armate, perché ha scelto Napoli come giornata nazionale. Quindi ancora una volta un segno di grande attenzione per la nostra città. Oggi c'è tanto bisogno di unità nazionale, di coesione sociale, ma anche di un paese che valorizzi tutte le autonomie e che la smetta di presentare proposte di riforme che vanno a dividere o a separare l'Italia. Così come dobbiamo riconoscere alle forze armate un grande ruolo, ognuna nelle sue competenze, di difesa della nazione, di protezione dei cittadini, ma anche di vicinanza al popolo in maniera concreta in talune circostanze come le calamità nazionali e quindi in funzione di protezione civile nazionale. Quindi una bella giornata, e che questo avvenga a Napoli, città dell'umanità, credo che sia un segnale importante di unità. Tante volte si è parlato anche di un arrivo delle forze dell'ordine maggiore in numero nella città di Napoli per affrontare le tante emergenze. A che punto siamo? Se lei è soddisfatto, se chiederà di nuovo l'aumento delle forze dell'ordine al ministro dell'interno? La nostra richiesta non scade, non è scaduta e non è scadente, perché non è stata mai esaudita. Quindi prima o poi troveremo un governo che rafforzi maggiormente le forze di polizia nel nostro territorio. Le forze di polizia fanno un lavoro importante, spesso in condizioni difficili, con risorse materiali, economiche e di capitale umano non sempre quantitativamente adeguato alla sfida in campo. Quindi io credo che un paese debba investire anche economicamente maggiormente in sicurezza e quindi rafforzare con nuove donne e nuovi uomini i presidi a Napoli come altrove. Io l'ho chiesto, ma lo richiederò anche nuovamente nei prossimi giorni al governo, in particolare al ministro dell'interno, che so che è persona, donna, che conosce molto bene la situazione di Napoli.